la sezione verde, buongiorno, niente, è una giornata interessante questa, perché sono 15 anni, questo è il 15° anno che facciamo i teatri di mare, che è un progetto di navigazione teatrale a vela. Mi do un po' di arie, siamo gli unici al mondo che continuano e che portano un progetto di questo tipo, e sono esistiti progetti in passato di questo tipo, ma noi abbiamo tenuto. Quest'anno avremo una parte in Sardegna e due parte oggi, saremo domani a Villa Simius, poi torniamo a Cagliari il 22, poi siamo al Festival di Nora della Notte dei Poeti, poi Teulada e poi fermiamo il tour perché ci trasferiamo in Norvegia, dove per il secondo anno facciamo un progetto con la Norvegia, con il comune di Fredrikstad, e allestiremo lo stesso spettacolo. Stai buono, zitto, me lo fai stare zitto. Allestiremo lo stesso spettacolo, dove gli attori reciteranno in inglese e anche in norvegese, e anche in parte in italiano, su un veliero di 50 metri oltre alberi della fine dell'Ottocento, che trasformeremo in un teatro. Grazie. Prego. Adesso è il 15° anno dei teatri di mare, un record. Un record perché l'esperienza di compagnie di attori naviganti sono esistite, soprattutto i bretoni, per quello che so io sono durate poco perché è difficile conciliare una convivenza complessa a bordo in navigazione con un'altra convivenza complessa qual è il teatro. L'equipaggio ha da sempre, non so, quello duro che va da Rusai e Enrico Indiani, che sono da 15 anni superando le 24.000 miglia di mare con me, e ogni anno insomma si sono alternate tante persone. Poi ne parliamo. Tornando alla Marina, l'unità è interessante perché quest'anno ci danno la possibilità di fare uno spettacolo qui. Di solito noi in tutte queste edizioni dei teatri di mare, Cagliari l'abbiamo sempre fatta, ma al Lazzaretto di Santeria, con il teatro di mare a Santeria. Invece quest'anno sarà proprio Cagliari, la città di Cagliari, entrerà come porto di mare, no? Perché ha bisogno di essere riconosciuto come porto di mare Cagliari. Le navi scuola, una cosa meravigliosa. E quest'anno torniamo, finita la tournée su spazio teatrale, abbastanza anomalo, col pubblico seduto per terra, come sarà anche qua, perché mi viene anche lo spettacolo un po' vino, una mia dedica al mare. Vorrei immaginarmi invece un cerchio analogico, narrativo, di un ospizio sottomarino, di tutta gente che è in epoche diverse. Sicuramente molti di noi si riconosceranno in alcune delle storie che saprete rappresentare. Quell'esperienza, quella dei migranti, è un'esperienza che ci sta toccando tutti, ci sta toccando prima di tutto. Lo svuotato, perché anche se abbiamo in barca dove teniamo gli aghi, i figli delle medie del Palmar. Andrea Doria esiste dal 1917, sì, no? Sì, sì. Non era ancora la legge marina. Ed è un'istituzione che da anni, da quanti anni, si fa fascia. Soprattutto con un bel clima. Anche quella è una delle norme. Ed è stata una cosa considerata, una città che si perde nel mare, una città che guarda verso Cartagine, tra l'altro. Sono molto appassionato di storia, quindi di stare
E allora l'idea di Arlecchino che sbarca a Nola mi sembra una cosa epica, perché poi si vive, per carità, di pastocellino, di sole, ma si vive anche di bei gesti, no? Di esperienze che poi ti arricchiscono e ti motivano anche nella tua vita.